Mi chiamo Francesco Romano e sono dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale OMA. Questo istituto fu fondato nel 1896 per volontà testamentaria di Giuseppe Omar, che fu un illustre benefattore della città di Novara. In tutti questi anni ha contribuito sicuramente allo sviluppo socioculturale non solo della città, ma anche di ampie zone della regione Piemonte. Testimonianza di questo fatto sarà l'apertura del Museo di Archeologia Industriale nella prossima primavera, che sorgerà per opera della provincia di Novara e della regione Piemonte. L'istituto regge oggi molto bene la sfida con le nuove tecnologie. È cablato totalmente con collegamenti in rame, in fibre ottiche e wireless. Ha un sito internet e relativi servizi. Il centro Sassity Omar, nell'ambito del progetto di scuola, ha realizzato un laboratorio di e-learning. E-learning in quanto tecnica fortemente rappresentativa dell'integrazione delle ICT nell'attività didattica. Due considerazioni iniziali ed importanti. Innanzitutto le metodologie didattiche da applicare al contesto. Fare formazione a distanza non significa tradurre in rete quella che è la normale attività nella classe. Ci sono nuove funzioni e nuovi obiettivi di cui bisogna tenere conto. Poi è necessario inserire questa forma di didattica in quella tradizionale, e la scelta nostra è stata quella di una forte integrazione delle due tipi di metodologie, con in ogni caso una forte presenza di docenti competenti e attenti. Per il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni è stato sviluppato un modulo di e-learning relativo allo studio degli amplificatori operazionali, per consentire agli studenti un apprendimento non più legato strettamente all'aula, ma con possibile veicolazione dello stesso mediante internet, oppure mediante l'utilizzo di un CD. A questo scopo possiamo vedere un esempio che è relativo allo studio di un circuito integratore. Sul banco di laboratorio vediamo un'esercitazione pratica montata con gli strumenti necessari per l'esecuzione della prova, mentre sul PC vediamo la stessa prova simulata. All'interno del modulo sono inoltre presenti tutta una serie di esercitazioni e di test al fine di valutare l'apprendimento. Ne sono scaturiti quindi dei percorsi flessibili e personalizzabili, tutti dotati di test di verifica, sia verifiche in itinere che verifiche a consuntivo una volta terminato ogni modulo. Verifiche che hanno caratteristiche di oggettività e di omogeneità e possono essere utilizzate per la normale valutazione scolastica. Tutti questi corsi preparati sono stati immediatamente provati con le nostre classi ed i vantaggi sono stati immediatamente percettibili. Nella specializzazione meccanica l'e-learning viene attivato principalmente per utilizzare una linea CAD-CAM dal punto di vista didattico. Gli allievi preparano un disegno a computer, il disegno poi viene interfacciato alla macchina, viene passata la tecnologia, quindi vengono fissati i materiali da lavorare, gli utensili da utilizzare, i parametri di taglio. Questi dati vengono interpretati poi dalla macchina, che prepara un listato che permette da un lato la simulazione della lavorazione e dall'altro poi di effettuare in pratica la lavorazione. Uno degli aspetti più interessanti che abbiamo sperimentato nel progetto e-learning per quanto concerne le materie umanistiche nel biennio è l'apprendimento collaborativo, in cui si offre la possibilità allo studente di poter partecipare in modo attivo alle lezioni e non di essere soltanto un recettore. Nell'ambito del progetto SAS abbiamo realizzato delle lezioni sulla storia, sulla immagine della donna nel 300, legata alla pittura e alla poesia. Si è subito evidenziata una gestione didattica più efficace,
con una razionalizzazione del tempo e delle risorse umane. Si è potuto lavorare a classi aperte, si è potuto fare del recupero online senza che i ragazzi dovessero fare dei rientri pomeridiani in istituto. Ma ancora è nato un nuovo modo di relazionare, nuovi modi di pensare e di lavorare, e il tutto sempre con lo studente più soggetto attivo nel progetto formativo.